L'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia presenta nella sezione Orizzonti Extra Vittoria. Sono presenti in sala gli interpreti Nina Lorenza Ciano, Emanuele Scarica, Vincenzo Scarica, Gennaro Scarica, Marilena Amato, i registi Casey Kaufman, Alessandro Cassito, a cargo della proiezione seguirà l'incontro in sala con gli autori. Thank you.
Buonasera, benvenuti, sono Chiara De Feri, ben ritrovati alla seconda serata di Orizzonti Extra con il primo film italiano in concorso. Tutti questi applausi sono per Vittoria. Due cose da ricordarvi: non sarò sola questa sera a fare domande, e da quello che vedo ce ne saranno molte. Basterà che inquadriate con il vostro cellulare il QR code alle mie spalle e mandate un WhatsApp e chiedete tutto quello che volete. E la seconda cosa, che è la più importante, vi ricordo che se vi è piaciuto così tanto come mi sembra questo film, ricordatevi di votarlo, perché a Orizzonti Extra vince il film più votato dal pubblico. Quindi nell'email che riceverete cliccate il link e date tutte le stelle del mondo a Vittoria, che amo dunque. Elena Matti, Gennaro Scarica e il produttore di noi. C'è già tutto. È bello vedere una sala piangere, sapete? Le domande del pubblico saranno lette da Dario Ciruti, che farà una schermatura e ce le snocciolerà mano a mano. Ma vorrei iniziare con una domanda per Alessandro e per Casey, perché i vostri film si parlano l'uno con l'altro e sono come dei vasi comunicanti, perché mentre giravate Butterfly sulla pugile Irma Testa avete incontrato la protagonista, che poi è diventata l'attrice di California, e in California c'è Jasmine, Marilena Amato, che ha il salone da panettiera. Dunque mi domando e vi domando se in Vittoria c'è già lo spin-off del vostro prossimo film, se qualcuno dei protagonisti di Vittoria ci sarà poi in una delle storie che usciranno, dato l'annunziata. No, innanzitutto vai, grazie a tutti, insomma, di essere venuti qua. Mi fa piacere anche dire che c'è tutta la troupe là al completo. Ringraziamo. Sì, c'è Lorenzo Cioffi, Giorgio Giampà, Alessandra Stefani e anche Simone Tucchetti e Rai Cinema con le Genuine Notte, che ci sostiene e supporta da tanti film. Sì, no, non è mai stato un piano, no, dall'inizio, di dire adesso stiamo a Torre Annunziata, facciamo tre film, eccetera. È esattamente come hai detto tu, c'è un film e ci ha portato all'altro. Sono film a sé stanti, quindi si possono vedere appunto senza bisogno di aver visto il precedente. Però penso che Torre Annunziata sia fatta proprio per questo nostro modo di fare cinema, che è un po' particolare, però dove comunque lì è una realtà dove c'è molta partecipazione, siamo conosciuti perché appunto dai tempi di Butterfly facciamo film lì. E le persone partecipano, ci aiutano, ci danno, non so, le location dove girare, se c'è da fare una parte, vengono a fare i provini, quindi in qualche modo abbiamo creato un po' un piccolo nucleo lì cinematografico. Abbiamo anche tante persone della troupe che sono di Torre Annunziata o comunque di Napoli. Grazie a voi di Torre, forza! Beh, basta, l'ho presa alla larga per dire che sì, ci abbiamo una nuova idea. Sappiamo se esattamente si svolgerà tutto a Torre Annunziata, ma parte sì, e per adesso mi fermo qui. Ma Marilena Amato, tu la storia di Vittoria, che è diventato poi Vittoria, l'hai raccontata ad Alessandro Chesi mentre giravate Butterfly? Sì, sì. California, esatto. Sì, sì, mentre giravamo California. E da lì voi avete iniziato a
chiacchierare con lei, interrogarla, intervistarla e anche, immagino, Gennaro. È stata una combinazione di cose, perché siccome avevamo già lavorato con lei, in California aveva un ruolo secondario, però complicato. Doveva fare un ruolo un po' ambiguo, l'ha fatto molto bene. E poi ci ha raccontato la storia sua personale, la loro storia personale, e nel frattempo abbiamo conosciuto Vittoria e tutta la famiglia. Quindi nel primo momento che ce l'ha raccontato per bene quello che è successo alla loro famiglia, è stato uno di questi momenti che io e Alessandro ci siamo guardati e è stata proprio una scintilla, visto che non sempre arriva insieme sia la persona che anche la storia con questa grande emozione che trasmettevano a noi, e abbiamo sentito veramente qualcosa di istintivo che è scattato subito e da lì è partito il film, a quel momento. Ma avete sempre avuto da subito l'idea che Marilena e Gennaro sarebbero poi stati Jasmine e Rino nel film? Jasmine era già Jasmine, quindi... Sì, appunto con Jasmine avevamo già lavorato, per cui eravamo sicuri al 100%. Con Rino, no. Avevamo i nostri dubbi. Sì, ed eravamo preoccupati perché... E cosa hai fatto, Gennaro, per sciogliere tutti questi dubbi? Buonasera a tutti, sono un po' emozionato. Penso che ce l'ho messa tutta. Vabbè, è stato un po' facile perché è quello che è la vita reale, cioè quello che abbiamo passato, diciamo, quindi è stato un po' facile, diciamo, recitare in questo senso. Penso che io... E le fatto sicuramente. Noi avevamo già lavorato con lei, eravamo sicuri, eravamo un po'. Cioè, come si faceva a fare la storia con lei se lui non era bravo, senza il Rino. Però abbiamo proprio fatto una prima prova con il telefono. Io e Alessandro abbiamo scritto una cosa veloce, una cosa abbiamo sentito da loro. In realtà lui fa il falegname. E lei c'aveva un pezzo di legno rotto il negozio suo, no? Quindi sempre rompeva le scatole a Rino. Oh, cioè il marito falegname, non aggiusti mai qua, no? E c'era questo avanti e indietro su questo. Allora abbiamo proprio fatto quella scena lì come prova. E anche lì, appena Rino ha fatto la prova, eravamo convinti. C'è una scrittrice che amo molto, che è Elena Ferrante, che dice che la finzione è il luogo migliore per dire la verità. E quindi io volevo chiedere a Marilena e a Gennaro se nella finzione cinematografica è capitato di dirsi, forse per la prima volta, delle cose che nella realtà vissuta non erano riusciti a dirsi. Sì, ci siamo detti, alla fine comunque io avevo paura e lui, ho capito che comunque lui poi mi ha dato l'input. Cioè io sono stata quella decisa, voglio adattare, poi quando mi sono trovata lì, sono stata quella che, non perché non volevo, avevo paura e lui mi ha dato coraggio, alla fine. Perché nella realtà io e mio marito siamo così, li vediamo sempre, quindi ci è venuto anche naturale nel film. C'è Dario che ha delle domande del pubblico. Si chiedono qual è stato ai registi e agli interpreti il momento emotivamente più difficile durante le riprese. Questa la volevo chiedere anche. E ti hai già chiesto anche se ci sono dei non detto nella storia, chiedono, che hanno già risposto. Cioè se c'erano dei non detto tra Rino e Jasmine che hanno risolto durante le riprese rivivendo la storia, mentre invece quella che fanno ora è qual è stato il momento emotivamente più difficile durante le riprese. Io però rilancio e aggiungo anche il più bello, così, per un controcanto. Allora, a tutti la chiediamo. Più difficile è stato interpretare la parte dove si parlava del mio papà. E più bello è stata la parte dove siamo stati voli lì con Vittoria. Gennaro. Siamo stati in Ucraina 40 giorni, quindi cioè la mattina andare a vedere tutti i miei bambini, che comunque quando entravo in stanza venivano tutti vicino, diciamo che è stato il momento proprio più toccante. Molto
Molto cioè, bella la scena anche di te con il bambino, prima sì, di conoscere Vittorio. Quel momento non che volessi prendere tutti i bambini, no? Quando vai là, però purtroppo è così. Cioè, c'è questo momento fantastico, Germania. Io vi dico per questo. In cui a un certo punto Vittoria sta facendo questi cerchi che sono complessi da fare e tu allora l'abbracci e dici ci pensiamo noi a casa e in quel momento lì è come se si sciogliessero tutti i nodi e tu finalmente entri nel sogno di Jasmine Marilena e siete insieme in quel sogno. Sì, sì, ma io allora inizialmente non ero d'accordo su queste cose, non perché non piacciono i bambini oppure la canzone, comunque pensi tante cose, no? Avendo già tre bambini, poi pensi, chissà com'è, i fratelli la possono trattare, sai, sapendo che verrebbe da un altro paese, sai, ci sono la tante, sua paura era che crescendo poi se ne andasse, sempre, non mi avevi ragione con il sogno. Ma Alessandro e Casey, come siete arrivati a Torre Annunziata? Questo non me l'avete raccontato ed è una mia curiosità. E cosa vi ha fatto capire che quello poi era il luogo da cui, come uno scrigno, sono scaturite e continuano a uscire tutte queste storie che ci regalate? Ma è stato un po', non è stata una decisione appunto iniziale. Ci siamo capitati veramente per caso. Io stavo facendo una cosa per la TV, lì a Torre Annunziata abbiamo conosciuto questa palestra dove c'era Irma Testa. E vabbè, noi in casi della nostra vita vivevamo tutti e due all'estero, ci siamo ritrovati in Italia e appunto avendo conosciuto Irma abbiamo detto ma scendiamo un attimo, conosciamo meglio questa ragazza eccetera e da lì è iniziato il nostro primo film Butterfly. Però poi Torre Annunziata credo è un po' una cosa che si è stabilita, no? È consolidata poi nel tempo e ripeto, come ho detto all'inizio, penso sia proprio il posto giusto per noi per fare questo tipo di cinema, che comunque è particolare, è fatto di troupe piccole, anche di momenti dove appunto si improvvisa, cioè noi lavoriamo sempre, cerchiamo sempre di avere, non so, nei nostri film, il dentista che è veramente il dentista, la parrucchiera che è veramente la parrucchiera, e così abbiamo conosciuto Marinera. E lì viene abbastanza facile di fare questa cosa e, secondo me ancora il cinema, no? Per esempio, forse già a Napoli è arrivato il cinema, allora le persone già ti guardano di più, sai, ma quanto mi dai, quanto lavoro, quante cose, mentre a Torre Annunziata possiamo ancora, diciamo, agire, è un momento un po' più così, quelle persone sono ancora più rilassate e hanno semplicemente voglia di partecipare o di aiutare e questo per noi è l'ideale, insomma, per cui si è un po' costruita nel tempo. Nanni Moretti, con California tra i vari premi che ha ricevuto anche il premio miglior film a Bimbi Belli. E ti chiedo, tu sei tra i produttori del film, cosa ti ha fatto innamorare di Vittoria per cui hai deciso di produrre? Sì, ma non solo mi interessava molto nel merito, cioè la storia che raccontava e il sentimento che raccontava, ma anche appunto il metodo, cioè come Alessandro Cassigoli e Casey Kaufman lavorano, cioè con non attrici, con non attori, con persone che interpretano loro stesse e poi con una troupe molto molto, come possiamo dire, snella, ecco, naturalmente Ultimo Imperatore di Bertolucci e il Novecento non si possono fare con piccole truppe, però ci sono svariati film che si possono fare agilmente con poche persone di troupe e sembra strano, però così si lavora meglio e si fa prima. Marilena Amato, a un certo punto Jasmine nel film dice una frase che in questo periodo storico decisamente è importante. Dice: i figli sono di chi li cresce, non di chi li fa.
E questa frase ripetuta fuori e dentro il film è di una forza e di un'importanza commovente. Ti chiedo, chiedo a te ma anche a Gennaro, che cos'è secondo voi una famiglia? Allora, questa parola è detto, diciamo, che si dice. So, ma ripetuta però, in questo film. Sì, ripetuta in questo film. Però io, avendo partorito 3 figli biologici, cioè il primo figlio che ho partorito, cioè l'ho visto, ho pianto. Ho visto il secondo e ho pianto. Ho visto il terzo e ho pianto. Quando ho visto Vittoria ho pianto di più. Quindi questo significa che i figli non sono di chi li fa, ma di chi li cresce. E oggi sono felice di questo film, perché per il livello di ritardo cognitivo di mia figlia, che mi hanno sempre detto, ma secondo me che non c'è, ho avuto, da quando sta qua, fino ad sono 8 anni, conferma che pagando, pensando che pagando potessero curare mia figlia, ma non è stato così. Mi sono ritrovata che mia figlia oggi attualmente, invece di fare un programma di prima media, si ritrova in prima elementare. E ho avuto la conferma perché ancora non sapevo che se lei sapesse o non sapesse la sua storia. Ma questa sera, quando si è alzata e mi ha abbracciato, ho avuto conferma che non ha un ritardo cognitivo e che lei lo tiene dentro, e stasera l'ha cacciato fuori. Lei sa di essere stata adottata. E non è che per colpa del ritardo cognitivo mia figlia non sapeva. Questo è stato il film, cioè mi ha fatto capire che ne sa, però non vuole sapere. Questo. Legando a quello che ha appena detto ora Jasmine, chiedono: Vittoria era come la bambina dei tuoi sogni? Sì. Altra domanda: papà poi ha preso la falegnameria? A Capri? La falegnameria no, però ci lavora a Capri. L'ho ingrandita, però non a Capri. Però ci lavora. Ai registi, avete girato in sequenza il film, perché per esempio c'è quel dopo 8 mesi, e qua sottolineo perché lo scudetto del Napoli era già successo, o l'avete girato e poi l'avete captato, l'avete messo in mezzo nel montaggio? Guarda, quando Chiara ha detto un momento emotivamente difficile, io sono un grande tifoso della Roma, girare la vittoria dello scudetto del Napoli non è stato un momento difficilissimo, però rispondendo alla tua domanda, sì, abbiamo girato tutto in sequenza, e infatti me lo ricordo ancora, era il 4 giugno, sì, girare in sequenza vuol dire girare nell'ordine della sceneggiatura, quindi al cinema a volte, vabbè, voi lo so che si gira, non so, la scena finale all'inizio, si va avanti per location, ma appunto non per sequenza di sceneggiatura, noi no, abbiamo girato in sequenza più o meno nell'arco di un anno e mezzo. Sì. È vero che anche Casey non ha risposto a questa domanda sul momento difficile e quello bello, non ce l'avete detto voi. Momenti difficili nel film? Difficili, ma anche più belli, e loro per me, almeno erano quei momenti, credo anche, che parlo anche per Alessandro, è quando loro rivivendo alcune emozioni molto forti, che a un certo punto a noi ci sembrava che scattasse qualcos'altro, no? Che non era solo un tornare indietro nel tempo, però che veramente c'era un'elaborazione, no? di quello che stava succedendo, no? Quello che è successo a questa famiglia. E non lo so, erano momenti toccanti, no? E che mi hanno fatto commuovere anche mentre si stava girando. E questo non succede spesso, che proprio mentre giri, no, ti commuovi, mentre stai guardando la propria scena, no? E è successo alcune volte in questo film. Oh. Ho letto in una vostra dichiarazione una cosa a cui ho fatto caso anch'io. Avete detto che mentre facevate ricerca, studiando i vari film che trattano il tema dell'adozione, vi siete resi conto che molti film partono dal momento in cui la figlia o il figlio arriva in famiglia, oppure quando il figlio decide di andare alla ricerca dei suoi genitori biologici. Ma quasi nessuno racconta quello spazio sospeso che avviene prima,
e che è uno spazio pieno di speranza ma anche di fatica. E invece questo film è esattamente ripercorrere tutto e intrecciate con una grazia e un rispetto infiniti i sentimenti di Marilena e di Gennaro. Avete fatto un lavoro straordinario. Grazie, sì, questo è un punto. Abbiamo detto che è iniziato perché Marilena ci ha raccontato questa storia, non perché noi volessimo fare un film sull'adozione, però chiaramente nel momento in cui abbiamo iniziato a scrivere, oltre chiaramente a intervistare Marilena, no, abbiamo ascoltato e parlato con altre diverse coppie che hanno fatto il percorso dell'adozione. Ci siamo proprio resi conto che questo spazio che, tra l'altro paradossalmente per Marilena e Rino, è stato anche abbastanza rapido, ma questa attesa per riuscire ad arrivare, se non altro, a incontrare il figlio, cioè, spesso sono attese lunghissime, sono attese che hanno tantissima burocrazia, che hanno tantissime spese proprio economiche, e allora è andata bene, ci sono anche casi dove le cose poi non funzionano, insomma. E quindi anche per questo ci piaceva raccontare questo spazio, oltre al fatto che appunto non era poi stato raccontato al cinema. Tra l'altro, Marilena, il nostro paese per certi versi e in certi settori è molto kafkiano, cioè è molto difficile muoversi in una burocrazia, e tu hai dovuto, da autodidatta, imparare tutto. Quando nel film Alessandro e Casey ti seguono e tu vai a domandare, a chiedere a chi l'ha già fatto per avere una sorta di mappa in cui ti puoi muovere, deve essere stato, eri anche abbastanza sola, perché appunto Gennaro, così come tutto il resto del mondo, ti diceva: ma sei matta, hai 3 figli, cosa fai? Però tu inseguivi una visione, un sogno, ma un desiderio, e con una forza che ti ha fatto vincere tutte le asperità che affrontavi nel tuo cammino, immagino. Sì, infatti a volte sono venute coppie da me a chiedere come si facesse la pratica di adozione. Io non la sapevo fare, ti giuro, perché si fa tutto online, tutto tramite computer. Io l'ho fatto a mano, ho compilato 100 fogli. Davvero falsificato la firma di tua suocera? No. Questa è una cosa... C'è anche un po' di finzione. 10%. Altre storie che devo sentire. No, non falsificate, vero, se ne sono accorti. Mi avevano bloccato la pratica, poi dopo è successo, vabbè. E poi dico, cioè, se nella vita ti deve capitare una cosa, è inutile arrampicarsi. Perché se non deve arrivare, non arriva. A me Vittoria mi doveva arrivare, mi è arrivata anche senza firma. Dario, ci sono. Sì, allora chiedono con grandi complimenti per tutti. Dice: credo questo film racconti una storia alla quale è stata donata un'identità precisa, e perciò credo sia un film che debba essere visto da più gente possibile. Si dispiace che alcuni film non vengano distribuiti e chiede: questo film avrà distribuzione nelle sale italiane dopo Venezia? Credete in generale che ci sia un problema in Italia con la distribuzione di alcuni film che trattano determinate tematiche? Rispondo alla prima parte. Il film uscirà in Italia, uscirà al cinema, uscirà con Teodora, che è una distribuzione che si è innamorata del film, e uscirà il 10 ottobre. Secondo me ci sono dei problemi distributivi in Italia, chiede il pubblico, rispetto a determinate tematiche. Guardo Nanni, no, forse tu sei più... Vuoi rispondere, Nanni? Ma no, rispetto a certe tematiche, che insomma ci sono... dei film che poi non vengono distribuiti, è normale. Questo, per fortuna, come diceva Alessandro, ha trovato una distribuzione che si è innamorato del film. E si sa, insomma, che ci sono tanti bei film che non vengono distribuiti, ci sono anche tanti brutti film che vengono distribuiti.
Allora, l'ultima domanda, qui e poi l'ultima domanda per te. Qui sta l'ultima domanda, chiedono a Marilena cosa sogni adesso. È la questa. Devi preoccupare, forse Gennaro, c'è la risposta. Sogno, che posso sognare? Ho avuto tanto dalla vita, 4 figli, una bella famiglia, tengo un lavoro, faccio la parrucchiera, mi sono trovata a fare l'attrice. Cioè, che desidero? Niente più dalla vita, penso. Io in realtà non mi voglio trattenere oltre, altrimenti diventa sequestro di persona, però prima di lasciarvi, di ringraziarvi, volevo aggiungere una cosa io. Come ha detto Marilena Manto, questa sera in sala c'è la vera Vittoria e io non so che emozione può aver provato nel vedere il racconto di questa storia, però ho sentito molto chiaramente e in maniera potente l'amore che ha portato Vittoria a Marilena Manto e a Gennaro Scarica. Come Jasmine, Marilena ha detto nel film, i figli sono di chi li cresce e non di chi li fa. E Vittoria è una storia d'amore fortissimo ed è importantissimo raccontarla. Parlavate di una distribuzione, sono felicissima che esca il 10 ottobre, lo vorrei vedere in tutte le scuole, Vittoria. Dunque auguro un cammino veramente lunghissimo a questo film, per me incredibile, di Alessandro Cassigoli, di Casey Kaufman con Marilena Manto, Gennaro Scarica, prodotto tra gli altri da Nanni Moretti. Grazie di cuore a tutti. Thank you.